Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei? Beh, tu sei sempre Dave, purtroppo, per fortuna. Dubbio. E queste invece sono delle action figure bellissime di altrettanti sì, film famosi. C'è anche Django. Dettagli sempre allucinanti. Vedo dei microfoni! Bello, sì. Io le mini birre. È suo. Vabbè, io prendo il dittatore. Sono tornate le meravigliose creazioni di infinite statue Caustic Plastic e abbiamo delle esclusive quest'oggi per gli amanti del grande cinema. Mentre noi siamo tornati a gran richiesta nelle sale del Valhalla per un banchetto degno del Ragnarok, la fine del mondo. Ai confini della galassia, tra le sabbie di Tatooine, in Algeria dove è stato girato, c'è il palazzo di Jabba the Hutt, che è diventato lo scenario di un gioco da tavola in cui regnano pericoli e intrighi. Ryan Reynolds ormai sul set fa quello che gli pare, anche nel suo ultimo film, The Adam Project, dove mischia il ritorno al futuro con Star Wars. Dai viaggi nel tempo alle corse su strada con due uscite carichissime di adrenalina, Grid Legends e Gran Turismo 7. Tra gli ospiti avremo Jennifer Pony, mia ex alunna e che al di fuori del collegio nasconde un'anima nerd. Andiamo a cercarla. Mentre Sidonia per noi gamers non ha bisogno di presentazioni. Da Twitch a YouTube le sue avventure coi Pokémon ci tengono sempre compagnia. Bene, bene, adesso bando alle ciance perché questi signori non vedono l'ora di essere svelati al mondo e diamo inizio a un nuovo episodio di Crossover Universo Nerd. Raccontiamo. Eccoci qua, tutti assieme, questa volta abbiamo con noi Fabio Varesi, che è il direttore di produzione di Infinite Statue e di Caustic Plastic. Ma ciao. L'ho fatta, era difficile, esatto. Perché in realtà non sappiamo sciogliere in inglese. Sai cosa? Vero. Mi frega un po' Infinite Statue, che non capisco, sei inglese, in italiano? Italiano. Quindi vuol dire tantissime statue. Che sarebbe tantissime. Stato infinite, ma... Che fatto... sembra un po' così. Però sono veramente bellissime una dietro l'altra. Io da qui vedo un'infilata non soltanto di action figure, ma di film, che hanno fatto veramente la storia, la storia. Ce ne vuoi parlare un po'? Ma direi che potremmo parlare della sorpresa, tra l'altro in esclusiva mondiale proprio oggi. Beh, che era un pochettino anche lo spoiler teaser dell'altra volta, perché ci avevi anticipato qualcosa che usciva, un grande film di Charlie Chaplin, vero. Possiamo capire che adesso è quasi svelato, quindi il grande dittatore. Assolutamente, non ne potevamo parlare l'altra volta, ma eccolo qua, in esclusiva mondiale soltanto per voi, sta uscendo i preordine in questi giorni, Charlie Chaplin, il grande dittatore. Beh, forse uno dei suoi film più interessanti. Manca solo all'Oscar, l'Oscar a questo uomo, questo attore. Manca anche qualcos'altro. Sì. Beh, secondo me è vero, cioè, la scena forse più iconica del film è quando lui, in modo molto allegorico, prende un pallone, un mappamondo e lo fa volare. Cioè, ci vorrebbe. Ma ci vorrebbe un mappamondo. Io penso che dalla mia tasca magica, che non ti dico dove è collocata. Infatti, è marsupio. Hai visto che roba? Ho un cappello parlante dietro. Ebbene sì. Non so se avete presente la scena. C'è anche il mappamondo. C'è anche il mappamondo, ci sono due teste perché rappresenta le due facce del film. Questo è alluminio però... è fatto in un certo modo in modo che può rimanere facilmente in mano sull'action figure. Ma non abbiamo solo Charlie Chaplin, abbiamo forse alcuni dei film più importanti, quei protagonisti più importanti della storia del cinema, ad esempio John Wayne e parlando poi di western anche il grande Franco Nero Django che ha ispirato tanti registi, no? Ci sono state tante influenze. Tarantino, un nome a caso. Parlavamo poi di Oscar, in realtà la cosa interessante, facendo un salto su John Wayne, ci siamo ispirati al Grinta, To Grit, che in realtà è uno degli Oscar di John Wayne nel 1969, quindi film molto importante. E poi qui, Fabio, noi abbiamo la linea, diciamo, action figure e poi la linea statue, quindi la linea action figure che è fatta appunto in collaborazione Infinite Statue e Caustic Plastic, e qua abbiamo Infinite Statue, quindi con tre meraviglie. La cosa particolare anche di questa statua della strana coppia è che in realtà sono due componibili, che si possono unire, quindi uno le può comprare separatamente, poi volendo le può unire, crea un diorama veramente spettacolare. Quindi si crea un diorama del film, assolutamente, molto si può costruire, le puoi tenere o singole oppure costruirle. Una cosa interessante, ne parlavamo nel backstage, quindi vogliamo saperla perché insomma, è che queste tre statue che vedete sono una delle linee super limitate di Infinite Statue, stiamo parlando di 200 pezzi soltanto numerati a mano, quindi abbiamo portato questi tre perché sono tre idee di Infinite Statue. Franco Nero
in questo momento vediamo un campione avanzato di produzione. Quindi già proprio... Paul Newman invece è finito, è il prodotto che avrete tra le mani, sì, e sta in uscita. Invece Walter Matthau... La particolarità, no, ragazzi, i gessetti della stecca da biliardo. No, infatti abbiamo parlato della strana copia, cioè una delle prime grandi copie di, sì, comici, insomma, vabbè, dopo Stagnolio e altri personaggi, ma direi che questa è emblematica. Abbiamo parlato di western e di del grande dittatore, mancava proprio la strangata lì. Esattamente, sì. Ma poi una cura dei dettagli. Parlando di John Wayne Grinta, quello che mi ha impressionato, la sigarettina. Sì, ha una sigarettina che può essere messa e levata. Beh, anche John Wayne, quando ha fatto il Grinta, non è che fosse al massimo, è meglio l'action figure. Guarda, c'è una cosa interessante, sì, la Cosmic e l'Infinite Statue hanno i diritti d'autore per John Wayne, che è una Enterprises e cura, è una fondazione che cura l'immagine, e mi avevano proposto proprio come Caustic Plastic di sviluppare il progetto di John Wayne, e io, questa è una cosa molto personale, lo preferisco negli ultimi film perché, sì, diventa un anti-eroe. Sì. E noi siamo abituati a pensare a John Wayne col cappellone tutto patinato. Invece, verso fine carriera, diventa più umano, sì, se vogliamo. Sul Grinta è molto umano. È un uomo con, appunto, beve, fuma. Ha una sua forza d'animo che nei film precedenti, ripeto, è una mia opinione personale, ma ha il suo senso, non si nota tanto. Invece lui, che è un vecchio sceriffo, mi piaceva come idea. Maturando è diventato più credibile. Secondo me sì, e per questo ho proposto questo personaggio alla fondazione. Una cosa, Fabio, che tu hai detto personale, so che tu personalmente stai anche collaborando con Stallone. È vero. Quindi c'è qualcosa bolle in pentola. No, ma dobbiamo. No, ma devi approfondire. No, devi approfondire. Adesso devi approfondire. Beh, anzi, posso... citando sempre DiCaprio in Django, signori, avevate la mia curiosità, ora avete la mia attenzione. Ebbene sì, Sylvester Stallone in persona mi ha scelto come direttore artistico e direttore personale di produzione per la sua linea. Grazie. Quindi curi la linea di Stallone. Quindi curerai prossima puntata avremo Rambo. Sì. E attenzione, anche una diretta dall'America dove il responsabile dello Sly Stallone Shop ci farà un saluto e ci parlerà. Noi allora andiamo in palestra e prendiamo i guantoni adesso, oppure ci dobbiamo fare hai fatto 30, fai 31 e il collegamento con Stallone ci starebbe. Però, ci proviamo, ma sembra che lui sta sempre molto in giro. In realtà noi ci parliamo sempre via WhatsApp. Infatti. Ci provare. E facciamo un WhatsApp di Stallone. Non è male. Ci proviamo. Bene, bene. Io ti ringrazio, ringrazio anche Andrea che ci avete portato veramente delle pietre miliari della cinematografia trasportate su Action Doll e Static Doll con il supporto magnetico, tutta una cosa veramente ultra collezionabile e ultra raro. Ma tra l'altro queste sono ancora più rare di quelle che usciranno in produzione, perché se mi dici che queste sono... Questi sono campioni, quindi... Quindi questi sono proprio... un valore inestimabile. Sì, diciamo di sì. Bene. Grazie per averci scene lasciate, quindi... No, in realtà è vero, vi facciamo omaggio di Walter Matthau e Jack Lemmon. Bene, con questa abbiamo chiuso. Hai portato a casa la pagnotta anche questo giro. E a proposito di pagnotta o di panini, mi devi raccontare cosa hai combinato al Valhalla con Jessica. Abbiamo parlato di cultura vichinga in un'atmosfera assolutamente calzante, allora andiamo a vedere. Vediamo quanto calza. Bentornati nelle sale del Valhalla, o meglio, ai tavoli del Valhalla. Questa volta parliamo della fine del mondo. Che fortuna, meno male che sei contento, è fine Luca? Settimana, ecco, ce la siamo goduta. Esatto, parliamo del Ragnarok. È un bel argomento, ce n'è da dire. Ragnarok, Armageddon, insomma, siamo sempre stati affascinati dalla fine del mondo. Non so come mai, è solo si vede che non ci piace la vita che viviamo, forse è sempre, aspettiamo sempre una fine settimana anche lì. Il Ragnarok, lo sappiamo tutti, è entrato in tutte le letterature, nei videogiochi, nel film, abbiamo mille cose da dire, però di fatto è, secondo la mitologia norrena, il crepuscolo degli dèi, lo diceva anche Wagner, anzi è lui che l'ha riportato all'attenzione un po' di tutti, costruendo la grande saga dell'anello dei Nibelunghi. Detto questo, il Ragnarok di fatto è un momento in cui gli dèi si scontreranno, il crepuscolo degli dèi vuol dire la fine di tutto e magari l'inizio di una nuova era. Questo è il messaggio
di speranza. Poi certo ci sono lupi, ci sono serpenti, sì, ci sono divinità della morte, ecco, ce la dobbiamo guadagnare, ecco, questa, fine, questa nuova età. Ecco. Ma perché parliamo del Ragnarok, Luca? Perché ovviamente l'argomento videogiochi io lo devo buttare fuori per forza in qualche modo, e ne stiamo parlando perché tra pochissimo, il 10 marzo, esce Dawn of Ragnarok, l'alba del Ragnarok, l'espansione più grande di Assassin's Creed Valhalla e di tutti gli Assassin's Creed, tra l'altro. In questa espansione impersonificheremo in una visione Odino che cercherà di salvare suo figlio Baldur dalle grinfie di Surtur. Tanto muore alla fine. Ma come muore Baldur? Muore sì, nel senso che se si tratta di un crepuscolo degli dèi, alla fine, secondo il Ragnarok, tutti gli dèi devono morire. Poi Baldur, Baldr, come si dovrebbe dire, o Balder, è inutile essere troppo filologi, ma comunque muore comunque, rimarrà soltanto l'Yggdrasil, cioè l'albero dal cui verranno generate due personaggi che hanno dei nomi impronunciabili, quindi rimaniamo su Baldur, e che effettivamente ripopoleranno il mondo. Insomma, è il preludio di una nuova età dell'oro. Ecco, mi fai venire in mente, a proposito di Baldur, Baldr, lo scontro tra Kratos e Baldur in God of War 4. O del Ragnarok se ne parla veramente ovunque. Beh, anche... allora a me fa venire in mente sia Ragnarok, che era un'evocazione di Final Fantasy, uno dei primi videogiochi che ha consumato il mio tempo, e come non citare Baldur's Gate. Siamo sul pezzissimo, ragazzi. Siamo. Perfetto. Ma adesso parliamo di Last Kingdom. In arrivo il 9 marzo su Netflix, sempre ambientata nell'epoca d'oro dei vichinghi, ma questa volta vedremo il punto di vista degli anglosassoni che devono far fronte proprio all'invasione vichinga. Quindi, prima di questo approfondimento, però, io direi di ordinare. Vabbè. Incredibile, vero? Io prendo il Ragnarok. Io, per rimanere in tema, invece mi prendo uno Jormungandr, secondo la mitologia il serpente che abbraccia il mondo. Ma che c'è dentro? La salsiccia, per essere una cosa che non so. Vabbè, un serpente, vabbè. E allora mangiamoci. È la fine, è la fine. Spero di no, perché vorrei partire dall'antipasto. A Netflix piacciono proprio i vichinghi. Dopo il recente debutto di Vikings Valhalla, sequel del fortunato Vikings terminato l'anno scorso, dal 9 marzo sarà disponibile anche la quinta e ultima stagione di The Last Kingdom. Quando debuttò nel 2015, qualcuno si chiese se le due serie fossero in qualche modo collegate tra loro. Ma pur essendo ambientate entrambe verso la fine del IX secolo, ad accomunarle è unicamente lo stesso contesto storico. Mentre le vicende di Vikings ruotano attorno alla vita del semi-leggendario Ragnar Lothbrok, The Last Kingdom si concentra su un personaggio di fantasia, Uhtred di Bebbanburg, che nel corso di quattro stagioni diventa adulto e interagisce con alcuni personaggi storici, come il re Alfred e Ubba, uno dei figli di Ragnar, che abbiamo già avuto modo di conoscere in Vikings. È evidente fin da subito che anche questi sono ben diversi. The Last Kingdom è un adattamento dei romanzi di Bernard Cornwell. Il primo volume delle Storie dei Re Sassoni venne pubblicato nel 2004. Da allora lo scrittore britannico non ha mai smesso di lavorarci e ad oggi si contano in tutto 13 libri. La serie è un adattamento televisivo di questa fortunata saga che vede il giovane Uhtred, interpretato da Alexander Draymond, crescere tra gli stessi danesi che anni prima sterminarono la sua famiglia. Perennemente combattuto tra il rimanere con i vichinghi e il ritornare nella sua terra di origine, Uhtred combatte per sopravvivere in un mondo spietato, in cui non può fidarsi di nessuno, nemmeno di Brida. La vichinga, interpretata da Emily Cox, è sua amante nella prima stagione, ma col tempo gli diventa ostile, finendo per serbare rancore verso di lui, che non gli ha permesso di morire in battaglia ed entrare così nel Valhalla. Come evolverà il loro rapporto nella quinta stagione? La quarta stagione era basata sui due romanzi Re senza Dio e Il trono senza re. Le vicende narrate risultano scorrere più rapidamente rispetto ai libri, ma il prodotto televisivo si difende bene. L'ultima stagione seguirà lo stesso ritmo, concentrandosi però sugli eventi de I guerrieri della tempesta e di Un trono in fiamme. Con la conclusione di The Last Kingdom, gli autori hanno già annunciato la produzione di un film sequel, intitolato Seven Kings Must Die, che approfondirà le vicende descritte negli ultimi tre libri della saga e uscirà su Netflix a inizio 2023. Non ci resta che lasciarvi alle vicende di Uhtred, protettore di Athelstan, di Brida e del re Edoardo d'Inghilterra, per uno scontro che promette di essere epico, nella Bebbanburg dove tutto ebbe inizio. Il cerchio si chiude.
Rieccoci dopo aver lasciato l'atmosfera nebbiosa e un po' onirica del Valhalla, quello il locale naturalmente, non l'aldilà. Se no sembra inquietante, se ho visto. Ritorniamo qui in studio e sul nostro divanetto abbiamo un ospite, eccola, è Jennifer Pony. Ciao Jennifer! Ciao! Ciao! Alunna, mia ex alunna. La conosci, eh? Sì, beh, ci conosciamo bene. La sua alunna preferita comunque. Beh, questo hai detto tu, però va bene, insomma, ok. Alunna del collegio, giusto? Sì. Ecco, come ti sei trovata con questo po' di professore? No, lui senza dubbio è il mio professore preferito. Non lo dico solo perché sei qua adesso, no, assolutamente. Però è un'esperienza davvero magica, perché siamo tornati nel 68, che è un anno molto importante per le rivoluzioni studentesche, quindi è stato davvero assurdo. Poi con lui che ci spiegava proprio la storia, era... E quello faccio, nel senso... Così? E poi dopo il collegio in realtà hai avuto un'altra grande esperienza televisiva che ti ha portato non nel 68 intorno nel tempo, ma in un altro contesto geografico, nello spazio. Nello spazio? Sì, geografico. Se il collegio è stata una distorsione nel tempo, direi che Pechino Express è stata una distorsione nello spazio. Vedi che è stata mia luna? Criptica, è molto criptica. Sì, sono stata in Thailandia, in Cina e in Corea del Sud tramite questo bellissimo adventure game dove ho anche vinto, perché capito, certo. Non basta andare, sì, devo anche adventure game sembra un videogioco, ma in realtà più o meno in realtà è stato come sì. Io l'avevo definito come gli Hunger Games, non si moriva, però c'erano gli eliminati che era più o meno la stessa cosa. Beh, sarà morto qualcuno durante il periodo, no. In generale non prendo le distanze io. Ok. E lì hai vinto. Ho vinto, sì. E ti ha cambiato la vita? No. Sicuramente, no, assolutamente. Vero. Però è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere davvero tanto. Forse a 18 anni era troppo presto, però ho imparato ad assorbirla e a prendere tutte le cose positive. Ma tu sei una nerd. Sì, come ecco. Il mi tuo piace, professore. Mi piace definirmi. Perché ho visto così. Che hai dei pantaloni molto Pikachu. Sì, li ho visti bellissimi, subito. Bellissimi, vi prego. Mi voglio. Quali sono le tue passioni nerd? Allora, guardo tantissimo gli anime, fin da quando stavo alle medie. Anime preferiti? Anime preferito Hunter x Hunter. Sì, infatti qua, qua abbiamo un Killua selvatico. Dopo lo riprendiamo. Bellissimo. Bello. Quindi senza dubbio Hunter x Hunter. Certo, invece un videogioco che ti ha colpito? Videogioco per me c'è solo Genshin Impact, ragazzi. E basta, ma io non ci ho mai giocato, tra l'altro, me ne parlo. Ascolta, giochi anche giochi da tavolo? Sì. Tutto, quindi? Io faccio tutto. No, e giochi da tavolo è interessante invece perché se la gente normale sabato sera esce a ballare, io sabato sera mi ritrovo in taverna, sempre bello, con questi amici matti di Rocket League, e tirano fuori ogni sera un gioco diverso. Bello. Bellissimo. Ecco, questa è una cosa bella. Perdiamo un'ora per le spiegazioni. Ovvio. E poi giochiamo. E poi diciamo, bello, la prossima volta lo rigiochiamo. La prossima volta c'è un gioco nuovo. Questa cosa è molto bella, nel senso che mentre sei, diciamo, hai questa passione per un videogioco, invece del gioco in scatola lo cambi. Forse c'è anche un'interazione diversa, nel senso che quando si spiega un regolamento, si gioca con le altre persone, si crea veramente un momento di socialità. E allora dire, proviamo a imparare un altro gioco, vuol dire rimettiamoci in discussione e rifacciamo un altro gioco. Sì, la spiegazione del regolamento è sempre un po' pallosa, sì, professore. Però devo dire che variare il gioco da tavolo con gli amici è sempre molto, sì, molto conviviale. Io ricordo, insomma, alla tua età passavo serate, nottate intere a giocare a Dungeons and Dragons e ad altri. Anche tu? Anch'io. No, io andavo in discoteca, però adesso lo faccio. Lo fai adesso? Stai avendo un ritorno di adolescenza. Un sì, po', no, ho anche il Covid che non mi fa andare a ballare, ma comunque... No, ma in che senso? Ma scusate. Vabbè, c'è anche quello. Questo è. E giochi di ruolo? Ma invece film? Film? Vabbè, serie? Tutto. Film su giochi di ruolo. Allora, serie TV preferita? Serie TV preferita dell'ultimo periodo, qualcosa che ti ha colpito? Ultimo periodo, ogni settimana, lunedì, Euphoria. Invece domenica Demon Slayer, anche se mai vabbè. Euphoria tra l'altro. Oh, Demon Slayer è confermato. Demon Slayer è fortissimo. Sai cosa? Di Demon Slayer a me piace tantissimo la grafica, cioè è veramente davvero da gustare. E sono questi dialoghi che adesso sono proprio da a volte da molto belli. No, perché sembra che dice bellissimo, peccato che parlano. No, cioè non è che parlano, a volte è un po' troppo, questa introspezione super prolisso. Sì, un pochino sì, non so se l'avete trovato anche voi, però cioè, la cosa bella è evidentemente che comunque ti coinvolge. Cioè, e invece film Disney, non so, ti piace qualcosa? Film Disney sono... No, schivo tutti. No, scherzo. Scherzo. Sono in attesa di vedere Red, che esce tra poco. Tra pochissimo.
E secondo me è super interessante vedere come abbiano descritto, comunque si torna indietro nel tempo sempre, sì, anni 90, che ci piacciono gli anni e 90. Questa ragazzina affronta la pubertà, solo sì, che la sua famiglia, questa tradizione strana, praticamente diventa un panda rosso. Ogni volta che si impanica, bellissima, lei questa, diventa un panda. Questa cosa è molto è imparare a controllare, è molto orientale, questa idea. E invece Jessicuzza, tu hai qualche novità da proporci in uscita, da vedere, magari potrebbe interessare anche la nostra Jennifer? Beh, ragazzi, lo spin-off dell'era glaciale. A chi è che non piace l'era glaciale? Sì, allo scoiattolo. Allo scoiattolo, all'inseguimento della sua ghianda all'infinito. Comunque, Diego è stata la mia prima cotta. Vabbè. Mia prima qua. No, ho avuto tipo Cusco, Peter Pan, però quindi anche la Diego tigre dei denti a sciabola è stata la vostra prima tutto cotta. Tutto bene comunque, la voce è bella. Voglio dire. E c'è il 25 marzo appunto questo spin-off, Le avventure di Buck, in cui si torna nella Valle dei Dinosauri, ci sarà una battaglia, quindi risate, botte. Bene, bene, invece in uscita io vi segnalerei anche la seconda stagione di Upload. La prima ha spaccato. Su Prime Video, praticamente c'è questa tecnologia che ti permette di vivere nell'aldilà. Però su un supporto informatico, come fosse una sorta di Genshin Impact. Dopo. Sì, metti laurissimo, bellissimo. Trasporti la coscienza, non... Sembra una cosa di Dick, no? Ubik. Bene, quindi abbiamo un sacco di cose nuove da guardare, da seguire. Cosa dici? Sì, non vedo l'ora. E oltre questo, io direi che possiamo... congedare? Sì, ma no, possiamo salutare Jennifer come una vera e propria nerd. Ha joinato il party, tutto, anche lei. Serie televisive, fumetti, certo, quindi di tutto. Direi di sì. A questo punto però ti chiedo se hai qualche progetto per il futuro. Allora, sì, tanti. Per esempio, ora sto finendo il mio primo libro, che è una raccolta di poesie, sarà molto molto bella. Ma questa è una cosa bella. Poi ve lo mando, poi ci vediamo, vi racconto tutto. In maniera losca. No. E poi invece avrò degli altri progetti sempre in televisione con una mini cosa interessante sull'attivismo, di cui però non posso ancora dire molto. Fare spoiler. Però uno spoilerino sarà molto molto interessante. Una mini serie. Una mini cosa. Vabbè, che è molto spoilerosa, quindi non può divulgare. Non può dirlo. E basta, io spero di rivenirvi a trovare nel frattempo. Ma certo. Siete stati bravissimi. Grazie a te. Complimenti a tutti, davvero. Bravi. Grazie. Viva i nerd. Sì, tutta la vita. Sì. Comunque ragazzi, volevo suggerirvi un'uscita proprio a brevissimo su Netflix, The Adam Project, con un Ryan Reynolds in grandissima forma che si confronterà con se stesso arrivando dal futuro. Molto interessante, guardiamoci. Complicato, Ci piace. È uno stravagante viaggio nello spazio e nel tempo, quello raccontato in The Adam Project, il nuovo film di Sean Levy che debutterà su Netflix l'11 marzo. Laura, lui è... me. Ciao! Levy ha una lunga esperienza in questo genere di produzioni. Ha diretto i capitoli di Una notte al museo, ha prodotto The Arrival. Recentemente ha anche diretto Ryan Reynolds in Free Guy. E protagonista di questa nuova avventura sci-fi è proprio Ryan Reynolds, che veste i panni di Adam Reed, pilota di jet da combattimento del futuro. Adam ha da poco perso suo padre e ha anche tutte le intenzioni di intraprendere un viaggio indietro nel tempo per compiere una missione top secret. Così si trova catapultato nel garage della sua casa d'infanzia dopo un terribile incidente aereo. Ed è lì che incontra se stesso tredicenne. Tu sei me. Un tempo sì. Dove stai andando? È il 2022. Entrambi ancora non sanno che quell'incontro cambierà la loro esistenza per sempre. Insieme dovranno convincere il padre, interpretato da Mark Ruffalo, un fisico, a salvare il mondo prima che per il futuro sia troppo tardi. Adam? Papà? Papà! Nel corso della loro missione dovranno anche affrontare il dolore del lutto. L'adulto l'ha appena vissuto, il piccolo ha appena scoperto cosa accadrà. Proveranno a rimettere ogni tassello al proprio posto, ma non sarà un viaggio semplice, perché i due scopriranno col tempo di non piacersi affatto. Una complicazione in più che dovranno per forza risolvere se vorranno portare a termine la titanica impresa di salvare il futuro. Come sei diventato così intelligente? Come sei diventato così stupido? The Adam Project è un combo sorprendente di azione e fantascienza, condita con una buona dose di sarcasmo. Una pellicola originale che non rinuncia però a quello stile inconfondibile e amabile degli anni Ottanta, che ha reso E.T. l'extraterrestre e Ritorno al futuro due cult indimenticabili, e condita da tante altre citazioni. Ma questo è da paura!
Dai creatori di Love Letters, un gioco dalle strategie complesse con le meccaniche però molto semplici. Questa volta ambientato nel meraviglioso mondo di Star Wars, Star Wars, il palazzo di Jabba. Sei, lo stai aprendo? Sto cercando di non rovinarlo, ma che è sta delicatezza? Questi bisogna aprirli e spaccarli tutti, non resterà un cavolo, usa la forza. L'ho usata. Non quella forza, questa forza. Tutti dei miscredenti. Che bello. Questo è il lato oscuro. Dopo aver distrutto la confezione, abbiamo intavolato il gioco, è anche bello da vedere. Sì. Il gioco procede in questo modo: dopo aver distribuito una carta a un giocatore e insomma una carta che riassume anche le regole, dobbiamo eliminare gli avversari oppure accumulare il maggior numero di punti vittoria. Noi avremo già una carta a testa e ad ogni turno ne pescheremo una nuova e avremo la scelta tra due opzioni, se utilizzare la carta che abbiamo già in mano o quella già pescata, e sarà tutto scritto sulla carta stessa, vi dirà cosa fare. Esatto, le meccaniche di gioco sono queste, sono abbastanza semplici, la cosa bella ovviamente è che ci sono tutti i personaggi ed è l'ambientazione di Star Wars che noi amiamo. Beh, tutti no, perché sono tantissimi però. Tutti no, selezionati. Esatto. Un mazzo enorme di carte. Sono questi. E fra tutti i personaggi sono stata molto fortunata perché mi è capitato Chewbacca, che con questo pelo lungo sicuramente è metallaro, e poi essendo crossover universo nerd, Chewie, siamo a casa, we are home! Feels su feels, ragazzi. Io invece ho Rancor, che è perfetto. No, mi piace un sacco il Rancor come creatura, perché nei film classici, comunque episodio 4, 5, 6, è un cattivone, invece in Boba Fett è praticamente un cucciolo, che viene poi addestrato, si affeziona appunto a Boba Fett, poi comunque distrugge tutto, ma è un Rancor, quindi è un corone un po' così, un po' arrabbiato. A me invece è capitato Jabba, avrei preferito Luke Skywalker per una serie di motivi, però è un personaggio iconico che tra l'altro dà nome anche al gioco e mi permette di parlare di un'altra cosa iconica, perché abbiamo parlato di personaggi, in realtà forse Guerre Stellari è così famoso anche per i suoni. Ben Bart, che è stato il tecnico dei suoni, ha inventato tutta una serie di rumori particolari, come ad esempio il famoso swish delle spade laser, insomma, che ha fatto la storia. E tra l'altro ha creato anche le lingue artificiali, quella di Jabba, naturalmente l'attese, o la lingua degli Hutt, e che è stata ricreata mescolando fonemi. Tra l'altro ha inventato anche la lingua degli Ewoks mescolando fonemi e parole dal tibetano addirittura, quindi cosa stranissima. Luca riesce a spiegarsi, almeno insegnarmi cose che io non so, nonostante io di Star Wars ne sappia abbastanza, ecco. Però Luca, tu non sai una cosa, forse, che ogni personaggio ha una sua caratteristica speciale che voi potete leggere sulla vostra carta. Ad esempio, il Rancor, tutti i giocatori con la carta con il numero più basso in mano, che non sia zero, escono dal round, contate a voce alta, iniziando da 1 per trovare il numero più basso. E quindi, cari fan di Star Wars, non potete farvi mancare l'ennesimo pezzo della preziosa collezione, anche perché il sacchettino è veramente figo, Sì, c'è il palazzo di Jabba the Hutt a Mos Eisley. Bravi, good job. Oh, a proposito di Jabba e quindi anche di Boba, diamo il benvenuto, adesso vi spiego perché, al nostro Kobe. Sono confuso anch'io. Noi abbiamo avuto una lunga digressione su Instagram, in realtà, su The Book of Boba Fett. E insomma, ci è piaciuto molto. Sì, per usare un eufemismo e metterlo tra mi è piaciuto molto. Dovevo dirlo, è piaciuto molto. È piaciuto molto. No, allora, finché è stato The Book of Boba Fett, pochino. Quando è diventato The Mandalorian, un po' meglio. Però, in generale. Scusate. Già, speriamo Obi-Wan sia meglio. Vabbè, comunque. Sarà bellissimo. Avanti. Non lo so, glielo chiediamo. Allora, secondo te, che sei Luke Skywalker, Obi-Wan, ormai sei. Sarà bellissimo. Martellato. Bene. E quindi passiamo all'argomento della giornata, che sono le corse. Le corse, perché tra fine febbraio e i primi di marzo sono usciti due giochini niente male. Sì. Parliamo di Grid Legends e soprattutto di Gran Turismo 7. Accidenti, e lo aspettavamo da tantissimo tempo. Due titoli in qualche modo simili ma complementari. Grid Legends un po' più arcade, Gran Turismo 7 che ha in qualche modo recuperato l'antico spirito della saga, e tra poco vi dirò anche come, perché
Il titolo Codemasters, quindi Grid Legends, ha puntato molto sulla quantità dei tracciati, ne ha un'assurdità 130, infatti, sì, e ha introdotto questa modalità carriera Driven to Glory, che praticamente intermezza corse con delle scene in live action che sviluppano la trama che fa da sfondo. Ma ho letto che puoi anche creare le carriere personalizzate. Sì, 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 puoi anche gli eventi, scusami, puoi anche creare, esatto, eventi e gare personalizzate. Bello. Tramite questo potentissimo editor. Ovviamente poi puoi condividerli con tutto il pubblico dell'internet. Bello. Veramente un'esperienza interessante, anche perché il sistema di guida è a metà strada tra l'arcade e la simulazione. Okay. Quegli ibridi interessanti che la prima a me volta... piace così. Esatto. Io preferisco... Sì, perché preferisco più arcade. Cioè, Gran Turismo non ce la posso fare. Invece già un Forza che è simulativo, Forza Horizon, ma riesci comunque a, sì, insomma, e giocarci. Quindi diciamo che non potremo vedere quelle gare che abbiamo visto negli ultimi Fast and Furious, dove la macchina è quello con burnout magari. Fa dei voli, mica da ridere, tanto... Ma quello era con Forza Horizon sì, con Grid Legends no. Con Forza Horizon sì, insomma, no, ma poi no. Invece dall'altra parte della carreggiata, per usare anche un termine, sì, te lo passiamo perfetto, molto bene. Termine, scusate, ma sono elegantissimo. La dirò domani, esatto, la dirò domani. L'ho detto, vai. Troviamo invece Gran Turismo 7, che a discapito di quello che è stato Gran Turismo Sport, dove puntava moltissimo sul racing in modalità competitiva, va un attimino indietro nel tempo, recupera quello spirito antico della saga, che lo possiamo vedere e toccare quasi con mano nella ampia personalizzazione dei veicoli, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista dei pezzi che proprio puoi sostituire per aumentare la potenza, sì, l'accelerazione, sì, come si faceva nei vecchi Gran Turismo. Quello bello. Un capitolo estremamente interessante anche sotto il profilo grafico, su PlayStation 5 è uno spettacolo, sì, e aggiunge il meteo dinamico, cioè all'interno dello stesso tracciato, all'interno della stessa gara, il primo giro te lo fai col sole, il secondo te lo fai sotto la pioggia. Quindi come va? Okay. Esattamente. Te la devi gestire. Casuale. Esattamente, quindi bisogna stare attenti alle pozze d'acqua che si possono creare, devi adattare. Sì, l'ambiente dinamico. Esattamente, meteo dinamico. Bene, Kobe, grazie, sei ovviamente una enciclopedia di conoscenza. Grazie, mi piace che tu sia qui, che ci porti... Ci ha condotto, sì, ci ha condotto. Sì, anche se ti piace Phantom Pain, però vabbè. Sì, nel vivo delle novità. Mi piace un sacco Phantom Non va bene? Lo so, sei tipo fulmine qua in mezzo. Lo so, però mi piacciono anche gli altri Metal Gear. Lo so, infatti so bene. Tutti quanti. Poteva dire peggio, poteva piacergli il Metal Gear, quello tipo Battle Royale che è uscito. Hai ragione, Survive. No, ecco, lì non c'è. Vabbè, basta. Non entravi più dalla porta. Ti ringraziamo, ci diamo un appuntamento quindi al prossimo intervento e facciamo un approfondimento quindi sul nuovo Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 è partito, settimo capitolo principale della ormai leggendaria saga automobilistica, creata da Yasunori Yamauchi per PlayStation nel lontano 1998, GT7 è una sorta di ritorno alle origini, dopo l'excursus focalizzato sugli sports di Gran Turismo Sport, pubblicato nel 2017 per PS4. Con GT7, Polyphony Digital celebra la cultura automobilistica attraverso piccoli dettagli. Ad esempio, i cieli notturni mostrano accuratamente le stelle per il luogo e l'ora di una determinata gara. La pioggia si raccoglie e si asciuga in modo variabile, a seconda delle parti di una pista in cui di solito si formano pozzanghere. E con il supporto ray tracing in una delle due modalità grafiche disponibili, ombre, luci e riflessi sono più realistici che mai. Il feedback aptico avanzato del controller DualSense trasmette alle mani del giocatore la differenza in frenata di un'auto rispetto a un'altra, così come la sensazione di guidare o derapare su superfici diverse. E l'audio tridimensionale replica la nota del motore che rimbomba davanti al pilota, le gocce di pioggia che sbattono sul tetto o il rumore di un'altra auto che ci tallona. Tramite la mappa di GT7 è possibile selezionare diverse attività, come le varie competizioni a cui partecipare, divise in molteplici categorie, la sezione dedicata alle patenti, la modalità online e l'ormai leggendario GT Auto, in cui coccolare la propria vettura con un cambio olio, nuovi cerchioni oppure un accurato lavaggio. Per non parlare delle concessionarie, dove acquistare hypercars, supercars, sportive, fino ai modelli più bizzarri. Oppure auto usate, utilissime a inizio gioco, quando i crediti scarseggiano.
ma anche più avanti, visto che alcuni modelli particolari o d'epoca sono disponibili solo ed esclusivamente nell'usato. Mentre i modelli più iconici, lussuosi e rari dell'intero universo automotive trovano spazio nello showroom del Legendary Car Dealer. Tra le nuove modalità di gioco, la più importante è il Gran Turismo Café, un menu di missioni per un'auto specifica. Il caffè comprende 30 libri dei menu e il completamento di questi incarichi porta la campagna complessiva di Gran Turismo 7 alla conclusione. La seconda modalità è dedicata agli amanti delle elaborazioni e a chi vuole configurare i veicoli per ottenere le migliori prestazioni in base alla pista, alle condizioni meteorologiche e al proprio stile di guida e punti di forza, armeggiando con la geometria delle sospensioni, le rapportature del cambio e altre metriche, per poi analizzare il guadagno o la perdita di prestazioni previste in tempo reale. Per finire, la terza modalità introdotta è Music Rally, essenzialmente una modalità time attack, in cui ai giocatori viene assegnato un certo numero di battiti da completare in un segmento del percorso, che vengono reintegrati passando attraverso i segnalini di percorso. L'obiettivo è raggiungere la fine della canzone. Prima di chiudere, un po' di numeri. GT7 propone alla partenza più di 400 vetture, 34 location con 97 configurazioni di layout e più di 300 brani di 75 artisti diversi. Come potete vedere, la carne al fuoco è tantissima. Scaldate i motori e non perdete il prossimo appuntamento con GameStop TV, in onda su Twitch mercoledì alle 16, che Kobe e Kafkania dedicheranno interamente a Gran Turismo 7. E da GameStop trovi Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PS5 anche in edizione 25esimo anniversario. In negozio e online. Dalle corse su strada alle mappe di Pokémon e ai campi delle terre di mezzo abbiamo graditissimo ospite in studio oggi, Saidonia. Ciao ragazzi. Benvenuto. Benvenuto. Ciao, grazie di essere con noi. Come te la cavi tu con i giochi di corsa? E a stento so guidare la mia macchina. Bene, sono molto contento. Però vedi, sono simulativi perché non riesco neanche effettivamente nei giochi. È una simulazione totale. Volevo farti delle domande, sono contento che tu sia venuto ospite qui da noi. La prima domanda che penso che molti si hanno fatti è: come mai i tuoi genitori ti hanno chiamato Saidonia? Allora, perché praticamente erano su Marte quando mi hanno concepito e quindi hanno voluto dedicare a quel momento, insomma, importante anche di mancanza d'ossigeno, il mio nome. Come quando uno nasce a Pompei, certo. Ci chiamo Pompeiano, o anche altri minuti. Esatto, beh, io scusa, la prima domanda che ti devo fare è: cosa ci dici di Elden Ring? Scusate, un po' di parte perché siamo stati coinvolti insieme in una cosa della quale vi parleremo dopo. Cosa ne pensi? Raccontaci. Elden Ring. È l'evoluzione del concetto di Souls Game, neanche sarebbe corretto dire Souls Like perché sono i genitori dei Souls ad averlo fatto. E lo definisco sempre come una matriosca questo gioco, perché ha tanti contenitori e tanti contenuti. Tu parti da questa mappa open world, quindi questo level design che adesso apre a verticalità e a poi un level design orizzontale devastante. E dentro questa enorme mappa, anche solo di Sepolcride, che è la prima zona, hai le grotte, che sono dei mini dungeon, le catacombe, che sono altri mini dungeon, ma diversi, basati sulle trappole, sui nemici fastidiosi. Hai poi, ancora in un sottoinsieme, i legacy dungeon, che sono la parte più tradizionale, quindi legata al level design dei Souls 1, 2 e 3. E poi hai anche dei cosiddetti gauntlet, quindi delle orde di nemici nelle mappe aperte che culminano, hanno il climax nei boss, come draghi. Un sacco di roba. È svenuto anche lui. Si è spaventato. Sì, giustamente. Ah, si è spaventato. Nezuko, non l'avevo. È entrato nella catacomba. Quindi consigliato. Alla grande. Da 1 a 10. Esatto. Voto recensione. Io avrei troppe domande, basta. Andate avanti voi. Ma tu sei anche un grande nerd, che da noi è un... Un complimento. Assolutamente un... Anche fuori da noi. Uno squisito complimento. E infatti, diciamo, la tua nerditudine, si può dire? Ma che sì, secondo me è un neologismo accettato. Quindi, quali sono le tue passioni nerd, se vogliamo? Allora, in realtà tante. Sono partito dal videogioco, perché in realtà proprio nasco come videogiocatore, la mia primissima console mi è stata regalata che avevo 3 anni. Però poi... Cos'era? Qual era? Super Nintendo. Con Donkey Kong Country. Ci sta.
il bundle con Donkey Kong. Poi appunto nel tempo mi sono appassionato al mondo dei manga, degli anime, delle carte da gioco, quindi li ho esplorati veramente tutti questi mondi e forse tutti sono stati. Di Yu-Gi-Oh! Di anche Pokemon, di Yu-Gi-Oh! No, Pokémon ti sorprenderà? No. Le carte Pokémon no. No, le colleziono e basta, ma no. Per lavoro, ecco. Okay. Sono arrivato al gioco di carte collezionabili Pokémon per lavoro, mentre Yu-Gi sono stato un giocatore proprio incallito. Parecchio. Giocavo anche... proprio, andavo in fumetteria a giocare tornei. Certo, a fare tornei, ovvio. Sì. Quindi tutto in realtà, ho esplorato davvero qualsiasi mondo che può essere definito nerd, molti dei sottoinsiemi mi hanno catturato, questo sì. Però il videogame sta sempre... Videogame è sempre in cima, sì, assolutamente. Videogame è sempre stato in cima, non lo ha mai spodestato niente, se non la musica, che è un'altra mia grande passione. Ecco, ma infatti c'era qualcosa di cui... È metallaro! Sì, lei canta. Parlare. Sì! Lo so! Facciamo la Baldoria! Siamo tutti d'accordo qui. Ma tra l'altro tu sei un super fan di JoJo, perché noi abbiamo iniziato... Ah, davvero? Noi ci siamo praticamente anche conosciuti prima scrivendoci, perché non ci siamo incontrati dopo, ci siamo scritti su Instagram appunto grazie alle passioni in comune, tra le quali JoJo. Io sono un fan di JoJo, credo sia riduttivo, io ho tutto di JoJo in casa. Sì, collezioni, fumetti. Piccolo aneddoto velocissimo. Vai. Io in una delle varie visite che ho fatto in Giappone, sono andato in un posto che si chiama JoJo Bar, che è in un quartiere di nome Giugio, ma è così. JoJo Bar è in realtà casa di un tizio, ok? È grossa un metro quadro questa sala, e lui ti roleplaya qualsiasi cosa a tema JoJo mentre ti serve. Vi basti pensare che se tu gli ordini un Another One Bites the Dust, che in quel caso è un whisky, te lo passa con una mano d'un manichino. E quindi questa cosa mi fa crepare. Il potere di un cattivo di JoJo aveva questo fetiche. Che è fissato con le mani, tagliava. Quindi un bar immersivo. Ci voleva anche il cuoco, adesso mi sfugge il nome. Il cuoco Tonio Trussardi. Tonio Trussardi. Ci sono anche le caprese a tema Tonio Trussardi. Allora ti farò, riuscirò a farti rosicare un pelo. Sono pronto. Perché io sono anch'io grande fan di JoJo, anch'io a casa ho tutto. Sì. E anche una bellissima foto con Araki fatta a Lucca quando ho platinato Lucca nel 2019 perché l'ho accompagnato. Che bellezza. E quando che mi ha voluto fare una dedica, e io ho dato un fumetto di il numero 40, che è il mio preferito, di lo scontro fra Dio e Jotaro. Okay. E lui me l'ha quindi la vecchia numerazione Star esatto. Comics. Lui me l'ha autografato disegnandomi Jotaro. Molto pro. Sì, la rosicata c'è stata, ragazzi. Ho scoppiato il Covid dopo, quindi ti posso dire che è colpa tua. Una serie di scoperte. È colpa della linea temporale. Allora, io sono curioso, ma perché ti piace così tanto? Perché questa. Perché mi piace JoJo? Certo. Perché è il padre di qualsiasi shonen moderno. Tantissime idee che tu puoi ritrovare da Dragon Ball a One Piece nascono nella mente di questo autore pazzo che è Araki, che ha trasformato il concetto di potere, di superpotere nell'animazione o nel manga giapponese. Cioè prima si ragionava in termini di aura energetica, pugno forte, e invece Araki ha detto: ma perché non facciamo un potere che è creare delle zip dove passi le mani? E questo ha modificato il modo di concepire buoni e cattivi, pensa ai frutti del diavolo in One Piece. È intrigante. Ha creato un genere che è lo strategic shonen, che è poi quello che ha dato vita a Hunter x Hunter, per esempio. Io ad esempio non sono molto appassionata di anime. Bello quello. JoJo è bello, sì. È molto particolare, ecco, diciamo. E JoJo è molto legato alla musica. Tutti gli stand tutto si collega, anche io e lui siamo collegati anche attraverso la musica. Credo no? lo sappiano. Spero che l'abbiate ascoltata. Incredibile. Among the Gods, la canzone che abbiamo scritto per... tanta roba, io sono stata troppo contenta quando mi hai chiesto di fare questa cosa. Gasatissima. Insieme a Giacomo Paradiso abbiamo appunto scritto questa canzone che è andata sulla sigla di tutte le co-op tua e di Mr. Sabaku. Sì. L'idea di fare una sigla per i gameplay è nata perché crediamo che il momento di streaming di un videogioco possa essere paragonabile a quella mezz'ora passata davanti alla televisione a guardarsi la puntata del cartone. È diventato intrattenimento. Sì. E quindi perché no accompagnarla con una musica e un'animazione che va a introdurre anche allo spettatore la chiave di lettura di quello che seguirà. E quello che succedeva con le sigle, sia nella versione italiana che poi le sigle che vanno avanti tuttora, originali giapponesi, che a volte proprio hanno delle animazioni che servono allo spettatore per introdurre dei concetti che poi arriveranno successivamente. Pensa a JoJo.
quante volte la sigla di JoJo tu la guardi finito la serie, finita l'arco narrativo, e dici: ma quindi quella cosa perché della sigla significava quello? Qualcosa che sarebbe successo dopo. Ma senza farti spoiler, con lo capisci, cioè, però dopo. Lo capisci sensuale, poi dopo averlo visto. Bene. Proud, beh, amore mio. È sempre... avete tra l'altro anche Giorgio Vanni ha lavorato su un'altra sigla per Pokémon Arceus. Allora ti faccio vedere. È stato qua, quindi ne ha parlato, ha fatto i vostri nomi. Nomi e cognomi ha fatto, Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Mi fa ridere pensare che in una realtà parallela ho fatto fare a Cristina la sigla di Pokémon e a Giorgio Vanni quella di Elden Ring. Perché forse sarebbe stata la scelta giusta. In realtà mi pento. Io l'ho già imparato. Pokémon Arceus, Pokémon Arceus. No, 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 deve essere Metal quella di Pokémon. Vabbè, certo. E deve essere in stile Giorgio quella di Elden Ring. Vai a prendere l'Elden Ring. Io mi immagino questo. Sì. No, bisogna provare, bisogna provare. Beh, abbiamo già lavoricchiato io e Giorgio proprio qui. Mamma mia. Grande artista anche quanti Giorgio. Quanti crossover. Ma sì, infatti. Quanto universo e quanto nerd. Esatto. Beh, ragazzi, abbiamo parlato di anime. Prima di continuare la nostra chiacchierata insieme a Saidonia, io direi di guardare un approfondimento su Boruto, Naruto, Next Generation, già uscito su Crunchyroll. La saga della famiglia Uzumaki, ninja del villaggio della foglia, continua. Dopo aver raggiunto il traguardo delle 250 milioni di copie vendute nel mondo, che lo piazzano saldamente al quinto posto della classifica mondiale di tutti i tempi, e 720 episodi animati, 6 OAV, 11 film e più di 50 videogiochi, Naruto ha ceduto il testimone a suo figlio Boruto. Allo stesso modo il suo ideatore, Masashi Kishimoto, ha passato la matita al suo assistente, Mikio Ikemoto, pur continuando a supervisionare la nuova serie in qualità di scrittore. Boruto Naruto Next Generations ha preso il via nel maggio 2016 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, mentre in Italia viene pubblicato da Panini Comics. L'anime è trasmesso dal 2017 in simulcast su Crunchyroll con sottotitoli in italiano e oggi siamo già arrivati a 239 episodi. Ma mentre il manga ha preso il via come adattamento dell'ultimo film della saga, Boruto, Naruto The Movie, l'anime comincia invece prima che Boruto e i suoi amici diventino dei ninja. Un sogno che il giovane coltiva da quando ha preso in odio il ruolo di Hokage del padre, la guida del villaggio della foglia, ruolo che lo porta a trascurare lui e la sorella Imawari e la madre, Hinata. Boruto vuole diventare più importante e per questo si iscrive all'Accademia Ninja. Ma è proprio il rapporto col padre a crescere nell'anime e a renderlo emozionante. Dopo un difficile inizio, mese dopo mese, Boruto ha convinto anche i fan più scettici, grazie a combattimenti mozzafiato e a una costante presenza dei personaggi più amati dell'universo di Naruto. Bene, interessante questo Boruto, ma tu hai un anime a parte il sempreverde JoJo che adesso Luca ha preso come impegno di recuperare. Mi hai fatto venire voglia di conoscere. Vale la pena. Hai un anime di riferimento a parte JoJo che ti piacciono comunque? Sì. Beh, allora, rimanendo nel mondo Crunchyroll, sto facendo una scorpacciata di Attack on Titan. Giustamente. E credo sia lo shonen che mi ha più tenuto incollato. Anche il finale, senza fare spoiler? Perché so che ha creato un po' delle diatribe. C'era la allora, nostra furibionda che... Sì, Alessandra allora, si è scatenata, Potremmo fare anche una puntata sui significati di Attack on Titan. Ecco, ecco. Diciamo che ci sono delle parti di luce e delle parti di buio sul finale. Quindi un po' sta nel mezzo, ecco. Però la mia così, valutazione è un po' come quando la racconti, quando dici ti presento una mia amica. È carina, è simpatica. È un tipo. È molto simpatico, è un tipo. Quindi magari... Però ecco, eccetto che per il finale, che non è l'unico standard di giudizio per l'opera. Beh, giusto. Tanta roba. Guardare. Stavamo parlando del Trono di Spade, infatti. E lì però è un po' più del finale, cioè lì è proprio l'ultima parte. Trono di Spade, luci, ombre. Ho pensato tu, subito. Luce ed ombre qui. Allora, intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per essere venuto a trovarci e per averci raccontato praticamente tutto e per avermi fatto scoperto una cosa che andrò subito a leggere. E riparliamo di Adenarino. E allora, luci e ombre, e la forza e l'oscurità. È in uscita il primo romanzo di una trilogia, quindi insomma è l'inizio, che ha per protagonista niente meno che Darth Bane. Darth Bane, io sono innamorata. Niente che in fuga dalle forze vendicative della Repubblica, Dessel diventa, abbracciando il lato oscuro, uno dei più potenti Sith.
Non lo sappiamo, non lo sapremo. Tra l'altro, piccola curiosità su Darth Bane, momento professoressa. Sì, prego, prego. Darth Bane insieme a Zanna hanno creato la regola dei due, quindi il maestro e l'apprendista Sith, cioè allora, fondamentale, ragazzi. E allora Il sentiero della distruzione, primo romanzo della trilogia dedicata a Bane. Bene, bene, so che anche tu c'hai da snocciolarci delle perle. Ma certo, perle. Ma certo, perché da Mamma DC c'è questo bellissimo fumetto Injustice Gods Among Us, che è proprio un pre-sequel, e super cinematografico, super cinematico. Dei disegni eccezionali. Disegni bellissimi, si approfondiranno delle cose sul Joker, quindi... Che bello, che bello vederli che si ammassacrano di legnate. Che sei Metallara e Injustice for All, quindi. fuori. È Injustice for All. Ha delle chicche, ha molte frecce nel suo arco o nella sua faretra, adesso dipende nel momento in cui le scocca. Sant'Antonio, noi ti ringraziamo ancora. Grazie a voi. Grazie. E a questo punto diamo l'appuntamento a tutti quanti al prossimo episodio di Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni. Guarda da là. Questo è un altro.